Oh, ehi ragazzi, bentornati. Oggi, come vedete, siamo di nuovo qui. Oh, forse avrete notato che ho ripreso a fare molti video con Segua. Ma guardate chi c'è. Ora prendo il cellulare e gli faccio un video, ragazzi. Pesa oggi. Ehi, buongiorno ragazzi, sono Chloe e oggi mi distraggo facilmente con le luci. Comunque ragazzi, oggi, come andrete a vedere qua, c'è qualcosa di cui andremo a parlare molto molto bello. Il drone più piccolo del mondo. Sembrerà impossibile. Banggood mi ha inviato questo drone da farvi conoscere, ovvero il drone più piccolo al mondo. Link in descrizione per acquistarlo. E oggi andremo a vederlo. Vi dico già che questo drone è la circonferenza di una moneta da 2 euro. Anzi, anche 1 euro si avvicina davvero tanto. Adesso lo andremo a vedere nelle specifiche. Come vedete, questo drone è di un bellissimo color celeste e bianco. È davvero grosso quanto più o meno 1 euro. Le eliche sono piccoline, sono anche intercambiabili, ancora si possono rovinare. Qui c'è il tastino on off e qua è lo spinotto dove si carica. Però c'è un problemino, quindi non è carichissimo. Andiamo ad accendere il telecomando. Io adesso ve lo farò provare in breve. Poi se riesco ci farò un altro video. L'importante è che io faccia il video su questo drone che... Dovrebbe partire. Oddio. Wow. E oh mio Dio. Wow, è strabello. Fuori dall'inquadratura mi sa. Allargo l'inquadratura così si vede. È davvero complicato da gestire perché... Cioè è preciso, per carità. Però sembrerebbe comunque... Vola bene. È preciso, ma è difficile, è troppo piccolo. Wow! Wow! Madonna mia, è pericolosa sta roba. Cioè, se mi va nell'occhio mi uccide. Strabello, veramente. Ora lo facciamo a... Ah! Ah, non posso neanche dire parolacce perché non mi monetizzano i video. Tranciato tutta la vita. Detto, è un drone davvero bello. Sì, è il drone più piccolo al mondo. Ci voglio fare un video. Ah, tra l'altro, riponiamolo nella scatoletta. Vedete qua c'è il buco. L'avevo già detto. Sì, si può. Questa qui è la scatola da fuori. È fatto in questa maniera. Comunque, aspettative. Anzi, no, descrizione. Come si dice? Recensione. Sembra preciso. Io sono un pilota di droni. Decisamente più grande. Allora, non sono un pilota perché non ho il patentino e neanche il brevetto. Devi essere tipo maggiorenne. E io mi manca un anno. So pilotarli. Ho iniziato nel 2015. Quando mio padre per la prima volta mi comprò Chubby. Un drone poco più grande di quello. Era tipo un drone così. Però aveva la gabbietta fuori. Poi vi farò vedere un giorno tutti i miei droni. Non ho droni da 1000 euro. Mi spiace. Non ho il Mavic Pro Air. Mavic Air troppo bello. Il Pro però secondo me è quello più preciso. Professionale anche. Comunque, poi sono passato a un drone da qualche centinaio di euro, poco più grande, adesso costerà 100 euro questo drone. Sì, comunque, un drone grande, da lì ho imparato veramente a pilotarli, a farli volare. Quindi non trovo difficoltà a far volare un drone che sia 50 o 47 volte più piccolo. Sembrerebbe essere preciso e anche veloce. Si possono fare anche i trick. E comunque lo trovate a un prezzo davvero speciale sotto nell'info box. Allora ragazzi, penso che questo video... sia finito. Se volete altri... Se volete altre recensioni di droni o cose che possono interessarvi, o giochi o cose strane che ci sono, tipo la reflex più piccola al mondo, pensate, eh? 20p però, che qualità. Lasciate un commentino qua sotto. Invece il video non vi è piaciuto, uscite. E invece iscrivetevi perché mi fareste davvero molto molto felice per questa cosa. Quindi ragazzi, da Simone è tutto e anche dal drone. Adios.